Eccoci piccolina, questa sarà la nostra nuova casa. Oh, wow, che bello, mamma. C'è qualcosa che non va? È che a me mancano i miei vecchi compagni. La mia vecchia casa era più bella di questa. Questa non mi sembra niente di buono. Dai, non ti preoccupare, sono sicura che ti abituerai. Guarda, è notte. Dovremmo entrare, no? Che ore sono? Sono le 8:50, forza. Non sarà così malvagia. Avanti, su. Questa casa è meravigliosa, vero? E guarda, c'è anche il cuore di cristallo. Vuoi provare? Ah, sì, ok. Perfetto. Ma prima sistema. Dimmi quando le provi. Sì, mamma. Oh, che noia. Odio questa nuova casa. Non mi sembra niente di buono. Vado, mamma. Ok, vieni sotto. Ok. Pronta? Sì. 3, 2, 1. Wow! Bello, vero? Sì. Guarda che tantissimi colori. E ora credo che si spenga. Sì. Ok. D'accordo, piccolina. Ora, io preparo la cena, d'accordo? Sì, mamma. Siamo in questa casa? Uffi. La cosa più bella è il cuore di cristallo, perché si illumina, altrimenti le altre cose sono bruttissime. Io non so proprio chi ha inventato questa casa. Oh! Perché doveva proprio questa costare di... Meno, non poteva costare 3 milioni di euro. Oh, lasciamo perdere. Quante notti, non si vede niente. Oh, che noia. Sento uno strano rumore. Non sarà niente. Saranno i lupi, forse. Dopo cena. Ah, che stanchezza. Forse... Dovrei riposarmi, ma non è ancora ora, no. Ah. Forse prima è stata la mia immaginazione a sentire i lupi. Ah. Stupida casa. Manca la mia vecchia scuola. Loro almeno no, erano tutti normali. Questa casa non è normale, sono tutti lupi. No, basta con questa mia immaginazione, non ci capisco niente. No, questa è la mia stanchezza. Forse è un sogno che ho cambiato casa. Non sembra tutto un sogno. Tesoro? Sì, mamma. Tra poco vado a dormire, ok? Sì, ho capito. Ma perché proprio qui dovevamo trasferirci? Mamma? 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 Mamma, mi rispondi? Mamma? Ma dove sei? Mamma?
Dove sei, mamma? Tesoro, sono qui. Eh? Ma che? Mamma! Come tesoro, non mi trovavi? No, mamma, è risparita. Sono un attimo uscita, ho usato il mio corno per sparire. Non ti preoccupare, è andato tutto bene. Ho sentito i lupi, ma forse è stata la mia immaginazione, vero? No, i lupi non esistono. Sì, esistono, ma non stanno qui vicino a noi. Siamo in una città, noi non siamo in un bosco. Hai ragione, mamma. Forse è stata veramente la mia immaginazione a sentirli. Forse è vero. Perfetto. Posso chiederti una domanda? Cosa, tesoro? Ma da piccola, quando ti sei trasferita, come ti sei sentita? Male, tesoro, perché che a me mancavano i miei vecchi amici. Ah, davvero? E che cosa hai detto a tua madre? Io ho detto che mi mancavano tutto qui, ma adesso è il momento di fare nuove amicizie. Forse è vero. Qui inizia la scuola. Credo tra 1 o 2 giorni, devo vedere. Ma come? Oggi è domenica, dovevo iniziare domani. Sì, credo. Non lo so perché. Sì, inizierà domani, d'accordo. Mi stai nascondendo qualcosa? No, non ho fatto niente. Non ti preoccupare. Va tutto bene. Ti dico quando devi andare a dormire. Ok. C'è sempre qualcosa di strano qui. Ma è la mia immaginazione. Non devo avere paura. Soltanto la mia immaginazione. Sì. Tesoro! Sì, mamma? Era di andare a dormire! Ok. Continua.